Buongiorno a tutti bambini. Oggi la storia che vi andrò a leggere è Raperonzolo. C'erano una volta due contadini che abitavano vicino ad una strega. Erano poveri ma felici perché stavano per avere un figlio. Nel giardino della strega crescevano dei raperonzoli. Il contadino decise di andare a coglierne qualcuno di nascosto. Quando la strega sorprese l'uomo nel suo giardino, gli disse: "Potrei ucciderti per questo, ma ti risparmierò. In cambio mi dovrete dare vostro figlio." Qualche giorno dopo i due contadini ebbero una bambina e la strega si presentò a casa loro. "Com'è carina," disse, "la chiamerò Raperonzolo." I genitori la implorarono di non farlo, ma la strega portò via la neonata. Passarono gli anni. Raperonzolo era ormai una splendida fanciulla dai lunghi capelli dorati e viveva prigioniera in una torre nella foresta. La torre non aveva né scale né porte. "Raperonzolo, sciogli i capelli!" gridava la strega dal basso quando andava a farle visita. La ragazza allora calava la sua lunga chioma e la strega si arrampicava fino alla finestra. Un giorno, sotto la torre, capitò un principe. Raperonzolo era affacciata alla finestra e stava cantando per far passare il tempo. Il giovane non riusciva a vedere il volto della principessa. Provò ad entrare, ma non trovò la porta e decise di ritornare il giorno dopo. L'indomani il principe era di nuovo alla torre, vide la strega e si nascose. "Raperonzolo, sciogli i capelli!" gridò la donna, e la chioma dorata scese giù dalla cima della torre. "Ecco come si fa!" esultò il giovane. Quando la strega andò via, anche il principe si arrampicò sui capelli di Raperonzolo. "Non ti voglio far male," disse alla fanciulla, che non aveva mai visto altre persone oltre la strega. Da allora il principe andò a trovarla ogni giorno. Con la stoffa che lui le portava in dono, Raperonzolo cominciò a costruire una scala per fuggire. Raperonzolo ormai pensava solo al principe e un giorno, per distrazione, parlò di lui alla strega. Questa furiosa le tagliò i capelli e la abbandonò nel deserto. Il giorno dopo, la strega legò i capelli di Raperonzolo alla finestra. Aspettò che arrivasse il principe. "Dov'è Raperonzolo?" domandò il giovane appena mise piede sul davanzale. "Non la rivedrai più," rispose la strega. Per la disperazione, il principe cadde all'indietro e atterrò sopra un cespuglio di rovi. Non morì, ma le spine lo accecarono. Anche se non vedeva più, il principe si mise in cammino per ritrovare Raperonzolo e un giorno udì di nuovo la sua voce. I due innamorati si riabbracciarono. Quando si accorse che il principe non poteva più vederla, Raperonzolo scoppiò a piangere. Le lacrime bagnarono gli occhi dell'amato e li guarirono. Dopo che ebbero ritrovato le loro famiglie, i due innamorati si sposarono e da quel giorno vissero felici e contenti.